Fin dalle origini, a Roma, la religione, sia pubblica che privata, presenta un carattere utilitaristico e funzionale. I romani compiono sacrifici in onore delle differenti divinità per ottenerne il favore o placarne l'ira. Gli dei originari della tradizione romana non sono protagonisti di miti e non sono in genere raffigurati per mezzo di statue. Soltanto a partire dal momento in cui Roma assimila le divinità del Pantheon greco, cominciano le rappresentazioni antropomorfiche. Padre degli dei e degli uomini e dio del cielo, Giove forma, con Minerva e Giunone, la triade capitolina, venerata in un tempio che sorgeva sul Campidoglio e che rappresentava il centro del culto pubblico romano. Nel cammeo qui riprodotto, il dio è riconoscibile dai suoi attributi: l'aquila, l'animale che lo accompagna e in cui spesso si trasforma, e il fulmine che egli usa come arma contro i suoi nemici e con cui produce il fuoco. Sposa di Giove, la dea Giunone è protettrice del matrimonio e della famiglia. Nel ruolo di custode della paternità e dei parti è venerata a Roma con l'epiteto di Lucina. Quando invece si presenta come divinità tutelare delle ricchezze dell'impero romano, è invocata come Giunone Moneta, nome che per alcuni interpreti si collega al verbo latino moneo, ammonire, secondo altri alla presenza di una zecca nei sotterranei o all'interno del recinto del tempio della dea che sorgeva sul Campidoglio. Minerva, antica divinità italica ed etrusca, protettrice della sapienza, delle arti, del commercio e della guerra, Minerva è accolta dai romani nel loro Pantheon e identificata poi con l'Atena greca. A Roma la divinità è venerata soprattutto in relazione con l'attività artigianale. Suoi attributi sono l'elmo, la corazza chiusa dalla testa di Medusa che poteva pietrificare i nemici, e la civetta. Divinità che protegge la fertilità, l'amore e la bellezza, Venere è raffigurata quasi sempre come una giovane donna, completamente nuda o coperta soltanto in parte da una tunica, ed è spesso accompagnata dal figlio Cupido, caratterizzato dall'arco e dalle piccole ali. Cesare attribuisce alla dea un ruolo politico, riconoscendola come fondatrice della propria gens. Dall'unione della divinità con il troiano Anchise nasce infatti Enea, che giungerà nel Lazio con i superstiti della distruzione di Troia, e attraverso il figlio Iulo, da cui avrà origine la gens Iulia, fonderà Alba Longa, città di origine di Rea Silvia, madre di Romolo e Remo. Antico dio italico legato originariamente all'agricoltura e alla fertilità, Marte viene identificato successivamente con il greco Ares, e ciò determina il prevalere dell'aspetto bellico di questa divinità. Egli, insieme con Quirino e Giove, costituisce la triade divina originaria del Pantheon romano, sostituita poi da Giove, Giunone e Minerva. Secondo la tradizione, Marte è il padre di tutti i romani, poiché Romolo e Remo, i fondatori della città di Roma, sono il frutto della sua unione con la sacerdotessa Rea Silvia. Dal punto di vista iconografico, il dio è riconoscibile perché è sempre rappresentato con elmo e scudo.